quotidiano di Mattia Solivera, le visite mediche a Roma praticamente finite, ne parleremo di mercato, di futuro, ma anche di altri argomenti. Partiamo con Marte Sport Live. Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro, saluto Raffaello Rimmi, Andrea Falco, mi hanno preceduto, Massimo Alessandro, redazione, voi tutti all'ascolto, Mario Palligiano in regia. Vi ricordo il modo per interagire con noi, 339-666-9990, tra un po' anche ovviamente il filo diretto con Antonio Giordano. Oggi è il compleanno di Aurelio De Laurentiis, auguri anche da parte nostra per i 73 anni del presidente del Napoli. Parleremo molto di Mattia Solivera, con chi lo conosce molto bene, con agenti che hanno seguito l'operazione, con i giornalisti di DAZN che fanno sempre le telecronache della Liga, quindi hanno visto più volte questo ragazzo ex ormai Getafe. Però partiamo, e ne siamo molto felici, con l'editorialista, chiedo scusa, di Repubblica, Antonio Corbo. Ciao Antonio, buongiorno. Ciao amico, come va? Tutto bene carissimo Antonio, sei sempre fonte di ispirazione, devo dire, con i tuoi fondi, i tuoi articoli, anche quello di ieri, attento presidente, solo la competenza da risparmio e vittorie, quanto mai attuale anche oggi, anche perché è il compleanno appunto di De Laurentiis. Giustamente tu dici, più che i soldi serve la competenza, allora dia certo più spazio a Giuntoli e forse anche a Spalletti e meno alle intuizioni o alle operazioni stile Lozano, Manolas, forse lo stesso Osimhen, no, estremamente dispendioso. C'è una falsa diceria, una falsa interpretazione dello stile De Laurentiis. Lui è un finto avaro, in realtà è un involontario stregone quando compra Lozano a 40 milioni che non gli serve, perché quello che ha reso Lozano mi sembra discreto come risultato, ma inferiore al costo, nel rapporto col costo, sicuramente sì, anche sì, altri giocatori. Oppure per esempio quando è costretto per aver saltato il mercato estivo nel gennaio di Gattuso a comprare per un centinaio di milioni giocatori di emergenza, un mercato di fortuna direi. E invece Lobotka, Demme, Politano, Petagna, Rachmani, ricordiamo. Per fortuna sì, che sì, c'era Lobotka, che almeno è un giocatore buono, gli altri mi sembrano un po' inferiori a quella che deve essere una squadra chiamata Napoli. È vero, caro Antonio, e quindi si pone il modello Milan. Io dico da alcuni giorni che il modello Milan senz'altro positivo, perché la grande competenza di Maldini, ma anche di Massara, i conti tenuti in ordine da Gazidis, sicuramente la squadra. Guarda, Gazidis pure, io sì, infatti Gazidis ha avuto, perciò alcuni giocatori, alcuni personaggi vanno capiti. Gazidis aveva deciso di far fuori Pioli e prendere l'Agni. Esatto. Che ecco, lui invece a un certo punto ha cambiato idea. Un po' ha contribuito Maldini, un po' hanno contribuito i risultati, si è accorto. Credo anche Ibrahimovic, credo anche lo stesso Ibrahimovic, voleva tenere Ibrahimovic, assolutamente Ibrahimovic, come no. Quindi diciamo le cose come stanno. Il Milan è stato un misto di competenza ma anche serietà. Infatti volevo chiederti Antonio, perdoni se ti interrompo, intanto ricordiamo che oggi tra l'altro con Repubblica c'è un bellissimo libro, La Tempesta, tradotto in napoletano, di Shakespeare, da appunto Edoardo, che oggi compie 122 anni, diciamo idealmente il compleanno di Edoardo. Detto questo, credo che il modello Milan sia un po' fuorviante, nel senso sicuramente competenza e non spreco, però il Milan ha struttura societaria, ha struttura tecnica, cioè strutture, infrastrutture proprio, la casa Milan e Milanello, e poi ha sì comprato i grandi giovani, Kalulu, Hernandez, Leao, magari anche il Napoli lo ha fatto in passato, ha acquistato anche giovani importanti che sono esplosi in maglia azzurra, però li ha abbinati a gente come Ibrahimovic e Giroud, cioè carismatici. Quindi il Napoli, se segue questa linea, dovrebbe prendere anche giocatori carismatici oltre ai giovani, ma soprattutto creare strutture societarie e infrastrutture. Sì, ma bisogna portare avanti delle scelte. Ascoltami, io spero di non arrivare al 2040 per vedere un De Laurentiis che sia perfetto. Bisogna accettarlo così com'è, perché ha tanti certo lati positivi. Ovviamente lui non si correggerà leggendo i miei pezzi, però io faccio il mio dovere, mi permetto di fare delle osservazioni in assoluta buona fede, e glielo dico anche nel giorno del suo compleanno, tra l'altro lui è un gemelli, sì, e quindi lui deve rassegnare a decidere un po' di meno, perché ci vuole un po' di logica. La logica che non sempre appartiene ai gemelli,
Perché? Perché se tu hai giunto lì, io sospendo il giudizio sul giunto, che altrimenti sembra un discorso già organizzato, è uno che ha un ruolo e viene pagato in maniera adeguata a questo ruolo. Sì. Allora lo devi usare. Non puoi aspettare che il giunto gli faccia 100 proposte per accoglierne due, questa è la media più o meno. E quindi bisogna valutare quelle che sono le indicazioni del tecnico. Invece De Laurentiis si fida un po' più delle sue ispirazioni, salvo poi arrivare all'ultimo minuto con un rinnovo intempestivo, un giocatore che se ne va, uno screzio, una condotta un po' ondivaga che invece andrebbe rettificata. E lui dovrebbe fare, ecco, se dovessi, molti regalano molti regalano anche per il compleanno un soggiorno in una spa, io gli sarei pronto a sottoscrivere per lui un abbonamento di una settimana in una spa per fargli fare un bagno di normalità. Non male, non male. Come augurio, caro Antonio, grazie sempre per il tuo intervento. Ti mando un grande abbraccio. Ti mando e ti giro i complimenti di alcuni tifosi. Per esempio, questo amico che scrive giustamente: complimenti a Corbo per l'articolo fantastico scritto su Repubblica. Saluti dal Camarota Antonio Museum da Nico Stellato. Vabbè, ma se no, se Repubblica non mi terrebbe, un rompiscatole che mi viene. Grazie, maestro. Un abbraccio. Tutti, buon lavoro. Grazie, Antonio Corbo. Tra un po', Antonio Giordano, i vostri interventi telefonici allo 0816 363, ma anche Beppe Galli e poi anche il collega Dario Mastroianni, che per DAZN ha spesso commentato le gare del Getafe e quindi di Mattias Oliveira. Tra poco Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Sempre in diretta, saluto Gigi Soriani che ha dato il cambio a Mario Paligiano, saluto Gilda che scrive: vorrei ricordare a Corbo che quando prese Lozano il presidente si fidò di Ancelotti. Sì, ok, anche è vero questo, Ancelotti era un po' fissato, diciamo così, stimava Lozano, stima credo ancora Lozano. Poi quest'altro amico scrive, eccolo qua, 2 anni fa Maurizio Castellammare ad inizio stagione Maldini rilasciò un'intervista dicendo che il Milan si sarebbe ispirato al modello Napoli, conti in ordine, giovani tutti gli anni in Champions League. Beh, direi che l'ha superato il modello Napoli, partendo da un po' di vantaggio. In che senso? Non nel progetto ma nelle strutture. Io ribadisco che se il Milan ha casa Milan e ha Milanello, è chiaro che parte più avanti rispetto al Napoli, anche se veniva da stagioni tremende con acquisti sbagliati, anche con milioni buttati il Milan. Ne parliamo con Antonio Giordano, Corriere dello Sport. Ciao Antonio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, tra un po' apriamo i telefoni, adesso invece ci concentriamo sul futuro, che già adesso, perché dopo Quarascale è arrivato anche Mattias Oliveira a Villa Stewart, visite mediche, c'è anche il responsabile dello staff sanitario del Napoli, Raffaele Canonico, l'agente Boselli, altri intermediari, perché questo è un acquisto fortemente voluto dal Napoli già da diversi mesi, si è chiuso a 12+2. Antonio, che acquisto è? Beh, questo è di grande livello, perché ti dà qualità immediata, ti allentisce l'organico, ti mette in condizione di avere un ballottaggio molto consistente sulla corsia di sinistra, ma colmare un vuoto che da anni si è creato dopo l'infortunio di cui è stato vittima Gulam nel 1° novembre sì. 2017. Ti dà consistenza internazionale, perché è nazionale dell'Uruguay. E da tante cose, anche fisicità. Allora chiediamo, caro Antonio, a uno che ne sa non più so di noi. Non l'avete visto, ma è grosso. No, è grosso, è muscolare, è esplosivo. Ne parliamo anche con il presidente di Assoagenti. Ed è anche. No, non c'è, è caduta la linea, vabbè, tra pochissimo allora. È un buon acquisto, sicuramente il fatto che il Napoli abbia preso Quarascheria e Oliveira nei tempi rapidissimi, se vogliamo, Oliveira ancora deve arrivare alla firma, attenzione, le visite mediche non si sa mai nel mercato, le cose che possono accadere, però sicuramente il Napoli ha dato il cambio immediato ai due illustri, diciamo, ex ormai azzurri, Insigne e Gulam, quindi i tempi sono quelli giusti, diciamo. Antonio, su questo almeno siamo d'accordo, però aspetta, ne parliamo appunto con Beppe Galli. Ciao Beppe, buongiorno. Se cade la linea non è colpa mia. Ho capito, sì, l'abbiamo saputo. Presidente Assoagenti, caro Beppe, c'è Antonio Giordano, Corriere dello Sport, dall'altra parte. Buongiorno Beppe. Tu sei buongiorno tra i più
sei tra i più esperti procuratori anche con la sua agenti, ma che acquisto è Olivera? Dicono tutti che è cortissimo, tanto la garanzia è Giuntoli per il Napoli, se Giuntoli lo prende vuol dire che è un giocatore forte. Ma tu non prendi scarsi. Certo, assolutamente, tu lo conosci abbastanza, mi sembra, Olivera, no? Hai seguito la sua evoluzione. Non è che conosce. No, non è questione di conoscere, perché io conosco solo i miei, certo. Non sono come gli altri agenti che conoscono tutti e più di tutti, però ne ho sentito parlare bene, perciò posso solo dire questo. Assolutamente, diciamo poco fa con Antonio Giordano e Beppe dicevamo che il Napoli ha dovuto salutare o ha voluto salutare Insigne e Ghoulam nei tempi, chiudendo per Kvaratskhelia e Oliveira, ci siamo, anzi addirittura quasi in anticipo rispetto al solito. È importante. Beh, in effetti, no, è importantissimo, vuol dire che il Napoli ha le idee chiare e giustamente quando uno ha le idee chiare fa le cose anche in anticipo, così non ci sono altri mezzi che possono creare delle problematiche. Assolutamente, idee chiare, caro Antonio, poi torniamo da Beppe, anche su Osimhen, Koulibaly, Fabian Ruiz, ne parli oggi sul Corriere dello Sport, è chiaro che si aspettano, o vorremmo dire sono le offerte che declineranno l'estate di questi tre, però è chiaro che il Napoli non può aspettare fino ad agosto, ovviamente. Ma no, però è chiaro che il mercato viene orientato nel futuro degli altri. Napoli devo dire che ha fatto due grandi cose, intanto è andato a occupare degli spazi che gli si erano aperti e poi lo ha fatto con una tempistica sorprendente, che non dico non le appartiene, ma che insomma esce fuori da quelli che sono i canoni del calcio a volte. E detto ciò, poi il resto lo faranno gli altri, perché oggi non possiamo prevedere nulla, non lo sappiamo se tra 3 giorni o tra 30 arriveranno le sterline o i petrodollari, se un giorno a un certo punto una squadra possa rendersi conto che Koulibaly o Fabian Ruiz siano i giocatori ideali. È chiaro che in quel momento potrebbero trovare le porte chiuse, perché potrebbe essere troppo tardi. Ma se non dovesse essere troppo tardi, io capirei dinanzi a offerte che fanno vacillare. Cioè, poi se facciamo i falsi moralisti, diciamo, fingiamo di creare un clima che non è proprio quello reale e realistico, ma dinanzi a 100 milioni non si discute, ragazzi. Beh no, sicuramente no, infatti vado da Beppe Galli. Beppe, secondo te, dal tuo osservatorio, il Napoli in questo momento chi rischia di perdere soprattutto? Cioè chi è tra Osimhen, Koulibaly, Fabian e Zielinski? Guarda, io sposo la linea di Giordano. Sì. Giordano che ha parlato. Sì, sì, Antonio, no? Giordano, sì, Corriere dello Sport. Sposo la linea di Giordano. Se io sento somme si deve dare via il giocatore, punto. Poi ognuno la vede, capisco il tifoso, ma come azienda quando hanno 100 milioni, ma non ci devi neanche, devi fare il fiocchetto e spedirlo. Questo è un mio pensiero. Perciò, e poi ripeto, se danno via un giocatore, giunto ha già il sostituto, perché non si fa mai trovare impreparato. Tu lo conosci bene, appunto, Cristiano Giunti. In questo senso, però, la domanda si deve porre, cioè le situazioni di Fabian e Koulibaly sono situazioni con giocatori a scadenza nel 2023. Più, e te lo chiedo anche da agente, appunto, di calciatori, Beppe, in questo momento i calciatori decidono forse anche più degli altri anni, e Koulibaly e Fabian potrebbero decidere se l'offerta non è giusta per loro più che per il Napoli di aspettare l'anno prossimo e andare via a 0 euro. Cioè ormai c'è una tendenza anche dei calciatori, piuttosto che accettare un'offerta, non so, faccio per dire, Newcastle, che ha tanti soldi, ha già fatto le offerte a gennaio, offre i soldi giusti per il Napoli, ma non è la società giusta per Fabiano Koulibaly, potrebbe non esserle, quindi si aspetta 0 euro. È un rischio grande che le società in questo momento stanno correndo. Ecco, i campioni rischiano questo, solo con i campioni, certo, non su altri giocatori, quelli che possono scegliere tranquillamente la destinazione. Eh sì, è vero, è vero. Beppe, grazie per il tuo intervento, alla prossima. Niente, buongiorno a tutti. Grazie. Salve. A Beppe Galli, torno ad Antonio. Buongiorno. Giordano, perché appunto, Antonio, in questo momento quante possibilità ci sono ad oggi, 24 maggio, che il Napoli tenga Koulibaly e Fabian per poi perderli, suo malgrado, a 0 euro? Non lo so, perché non riesco a immaginare neanche quali margini ci siano eventualmente per il rinnovo. Appunto. Cioè, io penso che già sia stato commesso un errore, questo, così come vanno fatti i complimenti per la tempistica
A proposito degli acquisti, così va sottolineato un errore ricorrente a proposito della dell'Illinois. E quindi il rischio di perdere a zero è concreto. Se io, se fossi il procuratore di un giocatore, non rinnoverei. No. Ma perché devo rinnovare? A meno che non ci sono quegli accordi. È che nessuno mi venga a parlare di ingratitudine, però. No, vabbè, qua parliamo di professionisti. Insomma, qui siamo di fronte a grandi aziende in cui ognuno fa dei propri passi, dei propri calcoli, certo, delle proprie strategie. Se non vogliamo fare del populismo spiccio, non mi piace, è un giochino nel quale non entro. No, sono d'accordo con te. Se io sono il procuratore di Koulibaly e di Fabian, vado a scadenza. O mi vendete adesso, potete anche vendermi adesso. Ma l'offerta deve essere, ripeto ancora una volta, giusta per loro, non per il Napoli, purtroppo. Ma per deve il essere Napoli giusta per tutti, no? Ma certo, che ognuno vada ai propri interessi. Ma altrimenti, se io ci sto bene, io ci posso anche rimanere qua. Però onestamente mi devi dare poi quello che voglio. In tutto questo sale l'ansia di Spalletti, secondo te? Ti ho perso? Sale l'ansia di Spalletti in tutto questo? No, in questo momento no. È presto. Ma no, perché sai, anzi, credo che sia moderatamente soddisfatto. Hanno preso due giocatori giovani dentro un progetto che mi piace. È chiaro che delle risposte poi bisogna che le abbia anche lui, Ospina, Mertens, no? Eh sì. Non si può far finta, però... Se si parli già d'ansia, siamo al 23 maggio. No, ansia per Fabiano e Koulibaly, intendeva su queste situazioni un po' scivolose. Sì, Spalletti fa questo lavoro da 35 lo so anni. Ma è vero. Allora, Antonio, dobbiamo fermarci per la pubblicità, perdonami, e poi dopo apriamo i telefoni 081-63-6363. Scatenatevi con le domande per Antonio Giordano. A tra poco. Marte Spotlight. Marte Spotlight. E allora siamo anche su canale 655 della TV, vi ricordo Radio Marte, Marte Sport Live, sino alle 14, chi vi parla è Dario Sarnataro con Gigi Soriani in regia e con Antonio Giordano pronto a ricevere le vostre telefonate e domande via telefono allo 081-63-6363, vero Antonio? Prontissimo. Intanto ti sta seguendo e ci saluta Gianfranco Lucariello, che salutiamo con grandissimo affetto. Il maestro molto più che un grandissimo affetto. Esatto, esatto. È un abbraccio gigantesco. Tanto tra un po' mi piglia in giro, poi stavo per dire un'altra cosa, no? Perché poi finisce la trasmissione e lui mi manda i messaggini, i WhatsApp, queste robe che sembrano quasi romantiche e invece ti inchioda. Ti prende in giro, numero uno, dai. Per i lettori comuni e un po' cafone come me, mi prende in giro, ecco. Esatto, ma è una capacità di ironia e di presa in giro anche per quanto mi riguarda su di me, insomma, ma unica. Ondorati, guarda, mi ha già scritto a Weaver. Eccolo, stavo dicendo, vogliamo rendere internazionale a Weaver. Esatto, ne parliamo tra un po'. Questi sono veramente deficienti. Esatto, è incomprensibile quello che stiamo dicendo, però diciamo, chi lo sa, lo sa. Allora andiamo... faremo uno speciale con Lucariello. Esatto, speciale a Weaver, facciamo in questo modo. C'è Antonio al telefono, un tuo omonimo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Voglio fare una domanda al dottore Giordano. Allora... Che è successo? È saltata la linea. Eccolo. È abbastanza, diciamo, si è capito che il progetto della Rentis, cioè almeno della Rentis, non vuole dare l'asticella, non punta a vincere, diciamo così. E visto che molte società stanno cambiando di proprietà o comunque stanno avendo investimenti esterni, diciamo, della Rentis non è propenso a far entrare altri investitori. Io ho letto su varie fonti che ci sono alcuni fondi stranieri che vorrebbero investire nel Napoli e si parla di cifre comunque importanti, visto che comunque la società Calcio Napoli non è che ha, diciamo, proprietà, campi, stadio, centro di allenamento, di Laurentiis. Su quale base fa la valutazione del suo Napoli, visto che non ha strutture? Si parla comunque di 500 milioni e oltre, ok, chiarissima domanda. Anche Edo da pagare a parte. Che significa Edo? Edo De Laurentiis, glielo dà nel pacco. Vabbè, dai, vabbè. Ciao, grazie Antonio, grazie. Ironia, non l'ho capita bene questa cosa. Comunque, fondi catarioti, qualcuno ha scritto. Sono tutte domande da
rivolgere a De Laurentiis, non ce n'era nessuna per me. Non posso fare le valutazioni del Napoli, non posso ragionare su cose, esatto, che non conosco e che probabilmente esistono, ma delle quali non sono a conoscenza. E tutto il resto che è stato chiesto, insomma, mi sembra che appartenga a un mondo abbastanza, come dire, fantasioso, però. Sì, dai, infatti, dai. Carlo ti chiede rapidamente: puoi chiedere a Buongiorno se al posto del Milan ci fosse stato il Napoli, come sarebbe andata contro l'Inter, testa a testa? Da premettere che con i secchi in mano non si va da nessuna parte, però la mentalità vincente quanto contava? Come fai anche a questa domanda? Io penso che il Milan ha vinto meritatamente, cioè quando si parla di rimpianto ci sto. Però un rimpianto più dell'Inter a questo punto, eh? Beh, sì. Anche perché credo che abbia una struttura tecnica. Beh, diciamo che la mentalità che il Milan, possiamo dire questo, Antonio, non so se sei d'accordo, il Milan ha vinto a Bergamo quando era decimato, ha vinto con la Roma, a Roma, ha vinto a Napoli, ha vinto il derby, è chiaro che ha mostrato maggiore mentalità nei momenti decisivi. Questo, sì, no, i fatti dicono questo. Ha avuto qualcosa in più, ci mancherebbe. Io faccio un discorso però prevalentemente anche ambientale, cioè quando si dice che nel Milan non ci siano giocatori carismatici, probabilmente si sbaglia, perché il Milan li ha. Eh no, il Milan sì. E quando si dice che nonostante tutto siano pochi, si dimentica una cosa: il Milan ha una storia, infatti, che trasmette le sensazioni, e ha uomini, ne è uscito banalmente uno su tutti ed è Paolo Maldini. Ma insomma, poi basta vedere il discorso che gira anche sui social di Ibrahimovic dopo Sassuolo Milan, già quello dice tutto. Andiamo da un altro amico, Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno. Voi prima parlavate delle ansie di Spalletti, io volevo il vostro parere. Secondo me sta accadendo questo, è una vera e propria strategia di Spalletti, pochi se ne sono accorti. Secondo me è un po' arrabbiato anche per le troppe critiche non dipinto a De Laurentiis. Sta mettendo un po' il presidente alle spalle al muro, cioè sul mercato, cioè nel picco. Chiaramente, a chiare lettere, a differenza della verità degli allenatori precedenti, ha detto: se tu mi vendi sia Osimhen e Koulibaly, non solo viene nello spessore tecnico, ma viene anche la personalità. Lo sto facendo con forza, e secondo me questo per me ci sta dando anche fastidio. Però agli occhi ora dei tifosi, voglio dire, la patata bollente basta De Laurentiis. E concludo: se il contesto di viaggi che diminuisce, voglio dire, non vedo, non so come De Laurentiis farà, ma questo secondo me è una vera e propria strategia dolosa di Spalletti. Okay. A proposito poi di Maldini, vi comunico, vi dico che sui social sta girando due foto, quella di Maldini e quella di Edo con quella bella caricatura il domenica. Ho detto tutto, vi saluto, arrivederci. Sì, ok, chiaro che Paolo Maldini ha uno spessore e una conoscenza del calcio che il vicepresidente del Napoli non ha, ma questo, al di là di questo, non, su questo non entriamo più di tanto, perché che dobbiamo dire? È chiaro che Maldini ha una storia nel calcio che moltissimi altri, compreso De Laurentiis, non ha, ma questo è scontato. Credo che Maldini sia uno dei più grandi difensori della storia. Tra l'altro. Basterebbe questo. Ma detto ciò, non basta essere stato un grande giocatore, poi bisogna essere, infatti, anche una mente illuminata, e lui lo è. Eh sì, anche il profilo che ha scelto, il tipo di uno stile, una sobrietà, un'eleganza. Sul discorso di Spalletti che è preoccupato, eccetera, che dice Angelo, insomma, mette la patata bollente nelle mani di De Laurentiis? Ma io credo che non ci sia nessuna strategia dell'uso, intanto. Non credo neanche. Da parte dell'allenatore. Qualche messaggio l'ha mandato, però, via conferenza. Ma sì, ma allora, però dobbiamo metterci d'accordo. Se tacciono, tacciono, se parlano. No, no, ma per dire, insomma, no? Cioè, è chiaro che qualcosa deve pur dirla, e l'ha detta a modo suo. Credo che con grande chiarezza, che va apprezzata. Io, tutto quello che ha fatto Spalletti in quest'anno, credo che sia da sottolineare. Poi alla gente forse non piace, però voglio dire, ha ripreso il Napoli dalle macerie ambientali e l'ha riportato in Champions, ha dato un senso veramente compiuto alla stagione fino alla partita con la Roma, un senso fantastico, sì, non compiuto. Sì. Devo dire, credo che possa bastare questo. Poi dopo, che un presidente e un allenatore non siano tutti e due protesi verso l'unità di intento, a me sembra fuorviante. Ma perché farsi del male? Poi è chiaro che se stridono gli argomenti e se passano dei messaggi sbagliati che sono passati nelle settimane scorse, e succede qualcosa, ed è successo soprattutto dopo Empoli, basterebbe ripetere tutto. È chiaro che c'è un atteggiamento anche, devo dire, di legittima difesa che bisogna assumere. Poi le cose si ripianano, si sistemano,
e entrambi cercheranno di trovare le soluzioni giuste. Si spera, perché da questa sintesi può derivare, no, l'esito o la buona riuscita della prossima stagione. C'è Lorenzo per te però, buongiorno. Buongiorno a tutti, un saluto al dottor Giordano che stimo tantissimo. Grazie. Vai Lorenzo, grazie, domanda. Allora io più che una domanda, farei una considerazione. Io sono un consulente aziendale, sì, e cerco di fare un po' un ragionamento come se fosse il mio lavoro sul Napoli, sul Napoli Calcio. Il Napoli ha un bacino di utenza tra i più grandi in Italia, sì, è l'unica metropoli che ha una sola squadra, sì, e questo se ne avvale De Laurentiis, perché a bilancio, se il Napoli riesce a raggiungere dei risultati di esercizi commerciali, lo deve sicuramente al bisogno di utenza e quelli che sono i contratti di broadcasting. Quindi io faccio un ragionamento, io voglio analizzare De Laurentiis anche come imprenditore, non solo come grandissimo tifoso del Napoli, e secondo me De Laurentiis non è virtuoso neanche nella gestione aziendale, perché il Napoli a bilancio è stabile negli ultimi anni, se non in regresso, quando avrebbe un potenziale di ampliamento del brand anche all'estero. Perché la comunità napoletana all'estero è infinita. Lo dice anche De Laurentiis, se no, con i simpatizzanti. Esattamente, però non si fa nulla. Io quando sento i discorsi di De Laurentiis che dice che le magliette a Napoli si vendono pezzottate, come diciamo noi napoletani, no? Mi faccio una grande risata. Teniamo conto che le prime 10 magliette vendute al mondo, c'è il Fenerbahce, c'è il Borussia Dortmund, che sono città che per caratteristiche e per storicità di calcio non sono come quella di Napoli, ma riescono ad ottenere un risultato di marketing avvalendosi su nomi che poi consentono la vendita delle magliette all'estero. Chiarissimo. Quindi, il pensiero, Lorenzo, giro questo tuo appunto concetto a Antonio, come commentiamo? Ha ragione, sicuramente si può fare di più. Ma si può fare di più, però onestamente l'ha sottolineato anche altro, c'è la storia calcistica che poi parla, da quella non si può sfuggire, cioè se Barcellona, Bayern Monaco, Manchester, Liverpool, scusami, più che Manchester, Real Madrid, lo stesso PSG negli ultimi anni sono riusciti a sviluppare il cosiddetto brand, lo hanno fatto non soltanto perché hanno investito e in che maniera sulla squadra, ma perché molti di loro si portano appresso un vissuto che gli appartiene e il vissuto degli altri è superiore. È così. Ultima domanda te la fa questo amico via messaggio, ma siamo sicuri che Oliveira sia più bravo di Goulam? Secondo me no, si poteva rinnovare Goulam per 1,5 milioni a stagione, sicuramente accettava il pensiero di Antonio da Bologna. Che dici? Più forte di Goulam del 2017 non ce ne sono. Di Goulam, dell'ultimo Goulam purtroppo sì. Questo è il concetto, Antonio, evidentemente Goulam non dava garanzie totali, fisiche, eccetera, eccetera. Ti saluto ancora Gianfranco, dice saluti al principino Cavese. Gianfranco, ricordi la storia della bistecca di un nostro amico che gliel'abbiamo fatta passare sotto al naso e non l'ha toccata? Eravamo in ritiro, non mi ricordo dove. Non ti preoccupare, che facciamo questa cosa nei prossimi giorni, con te e con Gianfranco insieme collegati, così hai voglia di aneddoti pazzeschi. Allora, se Lucariello viene in studio, vengo anch'io. Ah, addirittura in studio, vabbè, anche questo però, appena si dico, io porto il vino, perché è meglio metterci un po' di alcol. E un'ora e mezza non basta, ragazzi. Ah, va bene, allora uno specialissimo facciamo, magari in prossimità del prossimo. Ma già fanno una stop 24 ore. Ma sì, con Gianfranco questo è altro, assolutamente. Senza fare nomi. Quello già è più complicato. Vabbè, faremo capire. Grazie Antonio, un abbraccio, buona giornata. Ciao ragazzi. Grazie Antonio Giordano, saluti ancora a Gianfranco, a tutti voi, ma non è finita Marte Sport Live, tra poco Pasquale Tina e Dario Mastroianni da Son, che spesso ha commentato le gare del Getafe e quindi di Oliveira. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati, cari amici. Allora, subito saluto Pasquale Tina intanto. Buongiorno Pasquale. Ciao Dario, buongiorno. E il collega di DAZN, Dario Mastroianni. Ciao Dario, buongiorno. Ciao Dario. Grazie per essere con noi. Sì, siamo omonimi, è così. Sì, sì. Per questo ti ho chiamato. No, in realtà no, perché oltre a farti complimenti per la stagione su DAZN e tua telecronaca, sempre molto puntuali, l'Apri ha praticamente chiuso per Matias Oliveira, classe 97, 31 ottobre peraltro, quindi ancora deve compiere 25 anni. Il terzino strutturato che voleva Spalletti, oltre un 80, muscolare, anche cattivello, è giusto così? Prima, diciamo, il suo ritratto?
ormai abusiamo della garra charrua, però sì, ce l'ha. ce l'ha. Però anche buon piede, non è uno che ha un brutto piede, ecco, quindi secondo me è un investimento intelligente, un giocatore che sta facendo piano piano gli step corretti in carriera, adesso ormai anche nel giro della nazionale, comunque l'esperienza nella nazionale si dà anche una consapevolezza diversa, e quindi secondo me è un'operazione interessante. Poi lui da anni che in Liga sta facendo bene, quest'anno l'ho un po' perso di vista perché mi è capitato raramente di fare il Getafe, però lui già due anni fa, diciamo che il suo profilo, quello di Aaron Barry, anche quando il Getafe ha fatto il buon percorso in Europa League, dove poi è uscito con l'Inter, insomma, si era messo in mostra. È un buon acquisto, insomma, per il Napoli, un buon terzino in alternativa a Mario Rui, o potrebbe diventare titolare secondo te per potenzialità? Credo possa scavalcarlo, adesso non me ne voglia Mario Rui, però è un investimento su un giovane che ha una futura struttura, ha delle caratteristiche già europee, comunque, perché in Liga il calcio che viene giocato in Liga lo conosciamo, è un calcio molto di palleggio, in questo senso magari può essere già d'aiuto per Spalletti. Può entrare nei meccanismi difensivi in Italia, sappiamo che per tutti è sempre un po' non complicato, ma ci vuole del tempo, quindi avere Mario Rui davanti può essere già una cosa positiva per lui, ma secondo me in prospettiva può anche sorpassarlo. Caro Pasquale, 12+2, il Napoli ha alzato leggermente. Aspetta, c'è Pasquale che sta in confusione. Eccoci. No, dicevo, 12+2, il Napoli ha alzato leggermente la posta, anche perché sta seguendo questo calciatore da un anno e da gennaio in particolare in modo molto concreto, chiudendo l'accordo con lui ad aprile, peraltro. Sì, diciamo che sì, del giocatore credo risalga addirittura a gennaio, poi nell'ultimo periodo. Ci sei, Pasquale? Pronto, dicevo, nell'ultimo periodo il presidente del Getafe ha cercato un po', insomma, di creare un'asta, insomma, ha parlato, ti ricorderai, dell'interessamento dei 5 club, ricordo una dichiarazione della scorsa settimana, attenzione al Benfica, e quindi secondo me ha cercato un pochino, insomma, di alzare il prezzo. Il Napoli, forte la volontà del giocatore, poi ha chiuso l'operazione, 14 milioni, c'è chi dice prestito con un oneroso, un obbligo di riscatto, mi risulta direttamente acquisto, non so ancora le modalità di pagamento, ma penso forse che lo capiremo nelle prossime ore. Pare in tre rate. Lo capiremo nelle prossime ore. Sì. Era il giocatore individuato per la corsia mancina, come dicevi tu, perché è il calciatore, insomma, forte fisicamente, è un giocatore di spinta, che ha anche un bel piede, quindi era in cima alla lista. Il Napoli, diciamo, ha centrato l'obiettivo. E adesso di fatto la fascia sinistra l'ha cambiata, perché è arrivato Kvaratskhelia e poi adesso c'è anche Matias Oliveira. Eh sì, torno da Dario Mastroianni, perché volevo chiederti, Dario, spesso quest'anno ha giocato nel 3-5-2 del Getafe Oliveira come esterno alto, già in qualche modo hai detto che ovviamente, proprio perché la Serie A è particolarmente tattica, come insomma, come campionato è particolarmente tattico, diciamo che lui a 4 gioca e ha giocato anche col Getafe e con l'Uruguay, però forse è quello in questo momento il non dico il punto debole, ma l'aspetto da migliorare, l'aspetto difensivo. Allora, io me lo ricordo nel 4-4-2 di Bordalas in particolar modo, però quello era un sistema molto difensivo, molto, molto compatto, non c'era grande possibilità di improvvisare o di leggere gli spazi, e quindi in realtà lì sicuramente ha acquisito delle doti difensive, però nel 3-5-2 sempre stato più libero di spingere, quindi secondo me in realtà parte già da un buon bagaglio anche difensivo. È chiaro che poi le linee italiane sono totalmente diverse, si muovono in maniera diversa. Assolutamente. Nel salutarti, Dario, invece sulla Serie A in generale, chiaro che poco fa dicevamo con un altro collega, più che il Napoli l'Inter deve avere i più grandi rimpianti, ma il Napoli poteva e doveva fare di più rispetto all'esito del campionato? Aveva la possibilità di farlo e probabilmente non ha fatto quello che è riuscito a fare il Milan, anzi sicuramente, e credo sia più un discorso forse di aspetto mentale, di step mentale, che a un certo punto si richiede a un gruppo di giocatori e anche al giocatore singolo. E in questo senso secondo me la differenza può averla fatta la presenza di determinati giocatori all'interno della squadra. Certo.
Giroud, che comunque ancora per qualche giorno è sia campione del mondo che campione d'Europa in carica a livello di club. Ibrahimovic, sappiamo tutti quanti scudetti ha vinto nella sua carriera. E ci sono delle figure all'interno dei gruppi di lavoro, ma vale per tutte le aziende, credo, non solo per una squadra di calcio, dove avere determinate personalità aiuta i più giovani. Napoli è una squadra anche di giovani fortissimi, soltanto che poi quando arrivi a giocarti tutta la stagione in un mese, la differenza la fa la testa, perché sennò si bloccano anche le gambe. D'accordissimo con te, caro Dario, grazie per il tuo intervento, buona giornata. Grazie a voi, ciao, buona giornata. Dario Mastroianni da Zona, torno da Pasquale Tina. Abbiamo già detto gli auguri al presidente De Laurentiis, ti chiedo invece quando De Laurentiis e Mertens a questo punto parleranno di questo contratto, perché dopo l'incontro, la foto al Maradona con Ciro Junior, sembrava tutto diciamo in discesa, invece non è così in discesa la strada. Ma guarda Dario, ad occhio a naso ti direi la prossima settimana, anche perché poi Mertens a inizio giugno va con la nazionale belga, perché è stato convocato per la Nation League, quindi io penso insomma che la prossima settimana si debba insomma conoscere e capire qualcosa. L'altro fronte che secondo me dobbiamo seguire e che potrebbero esserci presto gli sviluppi è quello dei portieri. Sì. Perché se Ospina non rinnova e la distanza dopo diciamo l'incontro con gli agenti sta molto ampia, è evidente che tu debba prendere una decisione con merito, eventualmente acquistare anche due portieri, perché si parla anche di interessamento per Gollini, forse anche per questo motivo, no? Si va oltre i soliti Cragno, no, anche altri, Musso. Sì, perché se perdi Ospina, che è stato il titolare insomma di Spalletti in campionato, e Meret non lo è stato, potresti diciamo dover trovare un titolare e non un secondo, perché poi se in un anno l'allenatore ha puntato su Ospina e non su Meret, è automatico puntare su Meret se dovesse andare via Ospina. Ti saluto anche perché sento malissimo, Pasquale, grazie, ci sentiamo più tardi. Ciao Dario, ciao. Nostro Pasquale Tina. Allora, due amichevoli previste a Castel di Sangro nel ritiro che ci sarà a fine luglio, ricordiamo appunto le date di questa stagione, però prima voglio leggere un po' di messaggi, perché Antonio da Cello le scrive: premesso che non ho nulla contro Spalletti, ma credo che in un campionato incerto come quest'ultimo abbia influito gran parte la continuità tecnica voluta dal Milan con Maldini. Cosa ne pensate? E poi dice: Bakayoko è campione d'Italia. Incredibile, non mi faccio capace. Hai ragione, effettivamente, oddio, ha giocato poco e male anche al Milan. Poi Felice da Bari dice: a Napoli ci siamo montati la testa, sono anni che siamo lì nelle prime, noi non abbiamo blasone di Inter, Juve e Milan. Ricordo al tifoso di prima che Maldini fu contestato al suo addio al calcio, sì, poi rientrato alla porta principale per fortuna del Milan, ma devo dire anche del calcio italiano, perché è impossibile non stimare uno come Paolo Maldini in campo e fuori, devo dire. Quanti assist e gol ha fatto quest'anno, scrive Carlo. Allora ha segnato due reti il buon Matias Oliveira, mi pare con 5 assist. È un giocatore chiaramente non goleador, ma i terzini alla fine non è che sono molti goleador. Quando parte la campagna abbonamenti non lo so ancora, non si sa, tra l'altro se parte anche la campagna abbonamenti immaginiamo di sì questa volta. E poi la storia di Gullam non l'ho capita, se non può giocare ieri ha fatto 90 minuti. Qual è la verità su questo calciatore? Beh, penso che il ciclo a Napoli sia finito, e che devo dire tanti dicono che Gullam non dia, come dire, garanzie su un utilizzo prolungato, diciamo, in tante partite settimanali o in un mese. Emiliano scrive: stamattina ho sentito che forse Zielinski è fatta per il Bayern, ti risulta? Vi risulta? La domanda è anche per Giordano, l'ha detto Morabito se non vado errato nella trasmissione precedente con Raffaele e Andrea. E beh sì, che ci sia un interessamento in Germania per Zielinski è vero, Morabito è un importante agente intermediario, quindi può darsi che abbia ragione. A me non risulta che sia già fatta, però può darsi che ci siamo vicini, e questo non so quanto è accettabile o è ben accettabile per noi, perché Zielinski è un giocatore certamente discontinuo, ma che è di grande qualità tecnica. Siamo in chiusura sostanzialmente, volevo ricordare le date perché molti ce lo chiedono. Allora ricordiamo: il calciomercato parte il 1 luglio e chiude il 1 settembre ufficialmente, ma i preaccordi e anche i precontratti possono essere già firmati. Poi il ritiro a Di Maro dall'8 al 19 luglio, con 9 il primo allenamento, e saremo lì in Trentino a seguirlo giorno per giorno. Poi c'è il ritiro a Castel di Sangro che
parte il 20 luglio per chiudersi il 6 agosto, la Serie A parte invece il 13 agosto, presumibilmente il 14 domenica, il 13 l'anticipo, per chiudersi il 4 giugno 2023, visto che ci sarà una pausa di un mese e mezzo tra novembre e dicembre per un mondiale ai noi senza Italia. Poi, per quanto riguarda il Napoli, che è in terza fascia in Champions League, si inizia già il 6 settembre con il sorteggio a fine agosto dopo i preliminari di Champions League, il 25 agosto sarà varato il sorteggio di Champions per il Napoli. Questo è il quadro, ne parleremo anche questa sera alle 20, dalle 20 alle 21, Marte Sport Live della sera. Grazie a Gigi Soriani e ovviamente anche a Mario Parligio in regia, grazie a voi per averci seguito, ci sono gli amici di Very Good, Vincenzo Donesti e Diego Laurenti, e poi tutto il pomeriggio marziano. Ciao a tutti!